Benito Iacovitti nacque nel 1923, un anno dopo la marcia su Roma, quella che portò al potere Benito Mussolini. E Benito era un nome che probabilmente era stato dato in omaggio proprio a Mussolini, un nome che avrebbe molto pesato sulla biografia di Iacovitti, il quale divenne un disegnatore nel 1940, prima dell'entrata dell'Italia nella Seconda Guerra Mondiale, cominciò a disegnare sul Vittorioso e poi nel dopoguerra continuò a disegnare schierandosi ideologicamente, complessivamente, non era certo un ideologo, dalla parte dei democristiani. Benito Iacovitti era stato tenuto a distanza fino a un certo momento, al momento in cui Gaetano Baldacci, direttore del Giorno, e soprattutto Enrico Mattei, il grande presidente dell'ENI, che del Giorno era editore, lo vollero come vignettista sul Giorno dei Ragazzi. Siamo nel 1957, viene fondato questo giornale per giovanissimi, allegato al Giorno, che era un giornale della sinistra democratica, e lì avviene lo sfondamento di Iacovitti, sempre con Cocco Bill, ma anche con altri personaggi, anche a sinistra. Gli ultimi anni della sua vita, continuava a dire a tutti quanti, la famiglia, io sono Dio, quindi mio padre è Dio. Però continuava, io dicevo, ma perché dici? Come sei Dio, papà? Che cosa dici? Allora mi guardava e faceva, ma tu lo conosci Dio? Dico, no. E perché non posso essere io? Quando sono nato io, a marzo del 23, erano passati solo 5 mesi dalla marcia su Roma e mio padre mi ha voluto chiamare Benito, sempre per far piacere al Duce, che voleva le famiglie numerose. Dopo di me sono nati altri figli, saremmo stati 9 in tutto, ma siamo sopravvissuti solo in 3, io, mio fratello Mario e mia sorella Maria. Gli altri sono morti subito, appena nati, erano malati o nascevano troppo presto, non lo so. So che a me toccava portare ogni volta quei fratellini appena abbozzati dal parroco perché fossero benedetti. Papà me li impacchettava dentro una scatola e io partivo in bicicletta. Dovevo attraversare il bosco. Avevo paura, c'era la nebbia, era buio, c'erano i lupi. Una volta sono caduto dalla bicicletta e la scatola si è aperta. Siamo cresciuti migliaia e milioni di bambini venendo da un'epoca molto dura anche per i bambini, perché la guerra è guerra e in tutta Europa credo la gente della mia età si è confrontata con la morte, con la paura, con i tedeschi, con la violenza, ha dovuto farlo per forza, e i fumetti erano un momento di grande liberazione, di grande allegria, di grande vitalità, quelli americani, perché era il periodo in cui tornarono in massa i mandrake, come noi dicevamo, i mandrake, l'uomo mascherato, Tarzan, eccetera, eccetera, i grandi, soprattutto Dick Tracy, quello, il poliziesco, che era il più bello di tutti. E per l'Italia siamo cresciuti, come dire, a dosi massicce di Pinocchio, del Libro Cuore e del Vittorioso. Il Vittorioso, fondato nel 1937 col sostegno dell'Azione Cattolica, era diffuso nelle parrocchie di tutta Italia. La sua distribuzione fu sospesa solo durante l'occupazione tedesca di Roma, dall'8 settembre del 1943 al 4 giugno del 1944. Ho
Il Vittorioso era un giornale che, come dire, che era molto accettato nelle famiglie, perché era un giornale fatto dai cattolici, per l'appunto, quindi pieno anche di buoni sentimenti e di buoni consigli, anche se a volte un po' così, un po', come dire, un po' untuosi, come spesso erano queste cose. Però in mezzo c'erano dei bellissimi fumetti e c'era Iacovitti. Lische di pesce, salami, matite che spuntano dalla terra, gambe e braccia affettate, donne dai giganteschi seni in cui sprofondano ometti insignificanti. Iacovitti lo ricordiamo tutti così, col suo segno a china, perfetto, e i suoi colori pastello. Un disegnatore che ha accompagnato l'Italia per lunghissimi anni, dal 1939 al 1997, fotografandola e raccontandola a modo suo. Disegnavo col carboncino sui lastroni di pietra di Termoli, dove abitavamo. Quelli sono stati i miei primi fumetti. I passanti mi lasciavano qualche moneta, che portavo a casa mio padre. Ero il più grande. Dovevo contribuire alle spese della famiglia. A 7 anni, 8 anni avevo, c'era Italo Balbo che faceva le trasvolate e io ho fatto un disegno di Italo Balbo, copiato da un giornale, il disegno, perché sapevo disegnare già, no? Di Italo Balbo con quel pizzo, eccetera, e qui le mostrine. Però mio padre ha portato questo disegno in federazione, perché era un fascista lui, no? E è tornato a casa incavolatissimo, perché io gli avevo disegnato qui sulle mostrine due falci martello, perché l'avevo visto sul 420, che era un giornale umoristico, che era fascista, che era contro i comunisti, e pubblicava spesso questa falce e martello. Io che non capivo niente, così sono stato un satirico ponte marcia. Quando Benito, che è nato il 9 marzo del 1923, è ancora piccolo, la famiglia si trasferisce a Firenze e qui Jack frequenta la scuola d'arte. È molto bravo, i suoi disegni sono notevoli. A Firenze c'è una rivista satirica che si chiama Brivido. La guerra è cominciata, ma la chiamano ancora la drôle de guerre, la guerra burla. E lui, a 16 anni, disegna a modo suo per Brivido l'idea che si è fatto della linea Maginot. Questa grande tavola sul giornale, questa occupava addirittura 2 pagine contemporaneamente, con una infinità di personaggi, questa linea Maginot, benché umoristiche, ma sono scene in certo senso realistiche. Così Jack fa il suo ingresso a pieno titolo nella famiglia dei fumettisti. Il suo primo fumetto era intitolato Pippo e gli inglesi. Siamo nel 1940, l'Italia è in guerra come tutte le altre nazioni. C'era questo detto Dio maledica gli inglesi. Pippo, il suo primo personaggio che poi diventerà seriale, si trova a contatto con questi inglesi, c'è un'azione di guerra, eccetera. Naturalmente lui, Pippo, prende anche delle batoste, ma anche ne dà, non è un supereroe, ben inteso, sono fatti quotidiani della guerra messi in ridicolo così. A 20 anni ero già conosciuto, un fumettista a tutti gli effetti. Piacevo, anche ai tedeschi evidentemente. Nonostante ci fosse la guerra, era il 43, avevano invitato a Weimar un gruppo di giovani disegnatori, tra cui io. Arriviamo e si scopre che il viaggio premio era per illustratori. Io e altri due invece disegnavamo fumetti. Così, mentre si tiene un incontro di illustratori a cui noi non possiamo partecipare, ci offrono una visita guidata nei dintorni di Weimar e ci portano anche a vedere come funziona il campo di Buchenwald. Ce lo illustrano mostrandoci solo le cose più belle, credo. Ma io rimango sconvolto. Gli uomini e le donne che ci lavorano sono larve, scheletri.
affamati e disperati. Capisco per la prima volta che cos'è l'orrore e chi sono i nazisti e i fascisti. Questo primo impatto durissimo con una realtà difficile da digerire non gli impedisce di continuare a disegnare, ma la sua è da subito una visione libera del mondo. Non sono mai stato un eroe, anzi, la paura la conosco bene. Quando c'erano i bombardamenti a Firenze, per paura non scendevo nel rifugio, ma salivo in terrazza a vedere gli aerei. Lo sapevo che così era ancora più pericoloso, però a me pareva di stare al cinema e così mi passava un po' la paura. Al cinema andavo abbastanza perché mio padre la sera, oltre che fare il ferroviere, faceva l'operatore della cinepresa, come si dice, nei cinema, no? A quei tempi c'erano i film muti, quando ero piccolo io, perché in certi paesi il sonoro non era ancora arrivato. Credo che la visione, diciamo così, precoce del cinema, dei film, abbia influito sicuramente sulla sua capacità di narrare, perché i suoi fumetti sono dei veri e propri romanzi nel loro piccolo. Tra l'altro questo suo amore è travasato in un fumetto di Iacovitti che è disgraziatamente poco noto, Chuck, col punto esclamativo. È un fumetto rivoluzionario per il tempo, perché invece che esserci una serie di vignette, c'è un montaggio con cerchi, con linee che attraversano la pagina intera. Quindi credo che questo tipo di fantasia gli sia stata sicuramente favorita da una educazione cinematografica. Il cinema gli è stato ispiratore anche nell'invenzione dei personaggi. Pippo Perti che parla, i 3P, no? Uno di questi personaggi, il capo, è il più piccolino, no? Mi sono rifatto un po' a quel personaggio di Charlot, era quel ragazzino che rompeva i vetri e poi Charlot andava a riaccomodare, il Monello. E gli altri invece, un po' come Olio e Staglio, ossia il magro, Pertica, il grasso, Olio, Staglio e Olio e il Monello. C'era un po' quello che amavo io in quell'epoca. Pippo Pertica e Palla, i tre ragazzini che crescevano in un'Italia del dopoguerra, un'Italia paesana, un'Italia di piccola città, e vivevano varie avventure, tutte abbastanza riconoscibili, in ambienti riconoscibili, con personaggi riconoscibili, le famiglie, i conflitti, mai esasperati, sempre tenuti, però scoprivano sempre i cattivi, risolvevano sempre dei problemi, in modo, ripeto, tutto fuorché bigotto, in modo allegro, sì, neorealista. Iacovitti frequenta la facoltà di architettura all'Università di Firenze, ma non si laureerà mai. Mi chiamano professore, dottore, io invece non sono nulla perché non mi sono laureato. Ho cominciato all'università, però già lavoravo e ho lasciato perdere, e poi la guerra mi ha impedito di finirla, facevo architettura. Mi chiamano dottore, ma io su un biglietto a visita posso scrivere prof, punto, ma potrebbe dire profugo, profilattico, profeta. Dopo la fine della guerra, il paese è travolto da una ventata d'entusiasmo. La volontà di partecipare alla ricostruzione, in tutte le sue forme, contagia gli italiani.
c'era una grande riscoperta della politica. Le battaglie elettorali di allora erano fortissime, non risparmiavano colpi, i comunisti contro i democristiani, c'era la guerra fredda da subito, quindi o si stava da una parte o si stava dall'altra, il periodo dei grandi dualismi appunto, comunisti e democristiani, ma anche Russia e America, ma anche Coppie Bartali, ma anche Mangano Pampanini. Era un momento di enorme vitalità. Non c'era ovviamente solo Iacovitti, c'era il cinema neorealista, c'era Totò, c'era Anna Magnani, c'era la scoperta del Sud, che era una novità perché col fascismo non si sapeva niente dell'Italia. Era una civiltà chiusa e controllata, quindi se ne sapeva poco. All'improvviso cinema, giornali, radio, ci scopre il fumetto, ci scoprono un mondo. Anche il fumetto, perché raccontava l'Italia. Le testate dedicate ai fumetti per ragazzi sono rimaste celebri nel tempo. Dal primo Corriere dei Piccoli, che vivrà per 88 anni fino al 1995, al Balilla legato al regime, dall'Avventuroso, fondato nel 1934, al Vittorioso, dove Jack è la firma più amata. Il Vittorioso, come dire, era più casalingo, più italiano, per cui ti ci riconoscevi. Quando i comunisti hanno cercato di dargli un rivale, il Pioniere, diretto dalla buonanima di Gianni Rodari, un grande personaggio, però allora secondo me ancora molto schierato, molto ottuso, molto trinariciuto, come si diceva allora, no? I comunisti da Guareschi erano sempre disegnati con tre narici perché erano diversi dagli altri. E il Pioniere fu un buco nell'acqua, perché la lotta di classe nell'orto, come se la inventò Rodari col personaggio di Cipollino e degli ortaggi, in lotta contro il signor Pomodoro, che era il grasso panciuto, ricco, borghese, come quelli di Gross, imitato da quelli di Gross del periodo della Repubblica di Weimar, della comicità e dell'espressionismo, diciamo. Ecco, fu un buco nell'acqua, era noioso, semplicemente noioso. Il Vittorioso aveva la sede a Via della Conciliazione, quindi tutti i disegnatori, Nevio Zeccara, Landolfi, Giovannini, De Luca, Iacovitti, che ha disegnato il Vittorioso, abitavano in questa zona e lui era molto amico, aveva pochi amici, l'amico proprio col quale giocava a poker, il quale si divertiva, era questo Nevio Zeccara, che è un disegnatore anche lui molto bravo, e si incontravano a mezzogiorno a Piazza San Pio V, mezzogiorno, facevano mezzogiorno di fuoco, tutti e due vestiti col cappellone da far west, le pistole, e chi le tirava fuori per primo moriva, cioè doveva offrire una birra, mangiarsi un supplì, insomma andavano sempre a finire, andavano a mangiare e bere. Gente di 40 anni in mezzo di strada vestita non a carnevale, con le pistole, il fodero, il cappello, non era normale vederla, invece loro lo facevano, non importava niente, si divertivano. Iacovitti ha fatto talmente tanta roba ed è talmente complicata le sue, che veramente non si sa da che parte cominciare, si sarebbe... Iacovitti, ha cercato Iacovitti? Ma guarda che combinazione, stavo parlando di Iacovitti, cioè Iacovitti. Ma io sono sempre per combinazione. Ma combinazione. Sempre e per combinazione c'hai anche dei disegni? Io ho sempre dei disegni come per combinazione. Ma guarda, per la giornata delle combinazioni. Ecco, sai cosa ci vorrebbe? Un disegno un po' più semplice di quelli tuoi. Ecco, per esempio questo com'è? Questo è semplice, questo è uno dei più semplice. Uno ecco, semplice vediamo un po', vediamo un pochino. Fatto nel 67, sì. Lo porto sempre a casa. Ah, ecco, è semplicissimo. Questo è veramente semplicissimo. Questo proprio è adattissimo per noi, perché non... Non si capisce niente proprio. Le panoramiche sono state un modo alternativo di esprimersi, anche perché erano molto gradite al pubblico, soprattutto quando il pubblico ormai, per il pubblico lui era diventato un disegnatore di culto. Mio padre è nelle panoramiche sue. Suo cervello complicato, complesso, perché dentro aveva un mondo complessissimo, faceva pensieri strani, era dove non si poteva entrare, anche lui faceva fatica a entrare in questo suo mondo, quindi lo disegnava e queste panoramiche che vediamo, che sono piene, affollate, che sono tutte aggrovigliate di situazioni che però
sono messe con una logica. Infatti, se uno guarda una panoramica che è veramente pazzesca, ogni pezzettino, ogni personaggio, ogni cosa è collegata all'altra. È pazzesco pensare che in una cosa grande così sia tutto collegato, quindi al suo cervello, cioè al suo cervello pieno di cose che non si capisce niente, poi invece sì, la logica c'è. Non è un cervello di pazzo, un cervello di pazzo lucido, cioè è così. Quindi io penso che sia lì Iago Ritti, soprattutto nelle sue panoramiche. Le sue piazze, i suoi, le panoramiche, come lui le chiamava, fittissime di personaggi, su cui passavamo ore per leggerle tutte, per capire tutto, erano un ritratto forsennato e divertentissimo della società italiana popolare, la più popolare. Queste cose io le ho ritrovate in pieno, e anche per quello che considero Fellini il genio che è stato in Fellini. Io sono venuto a Roma nel 1946, ho frequentato queste persone, ossia Fellini, Metz, Age, Scarpelli, Steno, Guasta e altri. In via del Nazionale a Roma si facevano le caricature agli americani, si facevano le caricature della persona. Quando veniva un americano dentro gli si faceva la testa, si aggiungeva, per, mi pare, 1.000 lire. A quei tempi era una grossa cifra. Fellini venerava Iago Ritti, considerava Iago Ritti come un cugino, un fratello, insomma, uno che la vedeva come lui. Peraltro, secondo me, almeno in un film, nella Voce della Luna, dove la piazza è fondamentale, le piazze che si vedono nel film sono tutte le piazze di Iago Ritti, sono i, no, sono dove c'erano tutti i vigili urbani, tutti con capelloni, con delle parrucche fino qua, cioè era puro Iago Ritti, era insomma la piazza italiana di una volta, il mercato piazza, ecco. E quello è un omaggio a Iago Ritti. È negli anni 50 che si incomincia a guardare ai giovani con più attenzione. Sono il futuro e sono anche i possibili acquirenti di prodotti pensati per loro. Il Vittorioso ha un grande successo presso i piccoli lettori e a qualcuno viene un'idea geniale. Nel 1950, per l'anno scolastico 50-51, hanno fatto un diario scolastico che ha avuto un grande gradimento presso i lettori, tanto che il fenomeno, la edizione si è ripetuta anche l'anno successivo. È stata una intuizione ed è stata un'iniziativa che ha rivoluzionato in qualche maniera l'intera editoria. Prima non esistevano i diari, gli appunti si prendevano sui quaderni con le copertine nere, insomma così. Questo ha inaugurato, diciamo così, una moda. Mentre il diario Vit è arrivato negli anni a tirature spaventose, si parla di 2 milioni di copie di un certo libro all'anno, è una cosa fenomenale. Anche altri editori si sono avviati su questo cammino, per cui nel giro di pochi anni si sono visti diari di tutti i tipi, chiunque faceva diari scolastici. A noi bambini piccoli ci ha fatto crescere facendoci sorridere a scuola con il suo diario che tutti gli anni acquistavamo in maniera compulsiva tutti quanti gli studenti italiani dei vari anni 50, 60, 70. E grazie a questo diario ci ha fatto introdurre nel mondo dell'umorismo e successivamente con i suoi personaggi, con le sue storie, ci ha fatto capire che l'umorismo è qualcosa che ci può far crescere sicuramente. Siccome faccio tutte le mattine una passeggiata, di vedere i ragazzi andare in giro a scuola con i quaderni, dove avevano fra questi quaderni infilato Lotta Continua e il mio diario Vit. Mi sembrava normale essere la figlia di quello che faceva il diario, non era, era un lavoro, una cosa normalissima, non mi ha mai... Sì, i miei compagni erano una cosa carina, ma sempre molto semplice, non era mai una cosa degli Iago Ritti, no? Sì, certi volevano conoscerlo, lui veniva, gli faceva il disegnino, gli faceva l'autografo.
Iacovitti in questo senso è uno molto cosciente delle cose che fa, del posto che si assume all'interno di un'arte considerata minore, marginale, ma che però riguarda milioni di bambini e aiuta a crescere dei cittadini e gli dà un'idea del mondo non sacrale, soprattutto però non schierata, non rigida, un'idea di tolleranza, un'idea di solidarietà, un'idea del giusto contrapposto all'ingiusto, del bello contrapposto al brutto, ecco. Nel 1957 il quotidiano Il Giorno decide di pubblicare una pagina dedicata ai più piccoli, Il Giorno dei Ragazzi, a cui viene chiamato a collaborare anche Iacovitti. Per Il Giorno, Iac inventa il suo fumetto più amato, Cocco Bill. Una specie di Lucky Luke c'era in Francia, il cowboy comico, ecco. Solo che il nostro cowboy comico, che aveva un alter ego come Don Chisciotte con Sancho Panza nel suo cavallo, no? C'è una vignetta famosa che io ho anche riprodotto sulla copertina, su una copertina dello Straniero, in cui da Cocco Bill a cavallo esce il fumetto "Io sono Cocco Bill" e dall'asino esce il fumetto con scritto "Io no", cioè io sono quello che sta sotto, io sono... Capisci? C'è sempre un accenno a questa diversità, diciamo così, anche un po' di classe che c'era sempre. La mia è una vitaccia infame. È meno pericoloso vivere sotto a un vulcano che sotto al sedere di Cocco Bill. Mai un attimo di riposo. Tranne qualche rarissima occasione. C'era un'attenzione alla società, anche alle follie della società, anche alle manie delle persone, della gente, anche alle mode, ai festival di Sanremo, le Miss Italia, i Giri d'Italia. Insomma, c'era sempre un legame molto forte col presente. Negli anni il cowboy che beve camomilla ha sempre più successo. Intanto, nel 1970, il Vittorioso ha chiuso i battenti, ma il diario Vit è ancora in auge. Iacovitti però non si accontenta e non si ferma. Lui è prima di tutto un uomo libero a cui piace sperimentare. E in questo gli viene incontro il genio umoristico di Marcello Marchesi. Non mi seccate, non mi levate, questa mia unica soddisfazione, sono stato un campione del tempo che fu, con questa mia corsa non penserò più, ai titoli in borsa che sono andati un po' giù. Ma guarda quello, ma va a dormire, scemo, idiota, assassino! Oh. Iacovitti, lei sta preparando qualcosa di nuovo? Qualche libro di disegni, qualche... Sto facendo opera. Parecchie cose, però attualmente sto preparando un libro sul Kama Sutra che io in marchese chiameremo il Kama Sutra. Kama Sutra? Kama Sutra, perché qualcosa di oltre, e dobbiamo prendere in giro un po' questo sesso imperante che c'è attualmente. Questa si chiama la posa della carrucola. Difficile conciliare il disegnatore di un diario per ragazzi di estrazione cattolica con l'illustratore di un Kama Sutra, sebbene ironico. Gli hanno imposto di abbandonare l'erotismo, se no gli avrebbero tolto il lavoro per il diario Vite e quindi il diario Vite è finito. Sono state sempre censurate. Sul Vittorioso sono stato censurato perché non potevo fare le donne così. Sul Giorno perché non potevo toccare lo Stato, quello è un giornale pubblico. Da Rizzoli non potevo toccare l'industria, quella privata. Ma Iacovitti non è solo un fumettista, ha anche illustrato la favola italiana per eccellenza, il Pinocchio di Collodi.
Esistono tre versioni dell'opera. Una pubblicata nel 1945 dalla casa editrice La Scuola, una uscita sul Vittorioso dal dicembre del 1946 a luglio del 1947 e l'ultima del 1964 per la casa editrice Ave. Lui mi usava anche un po' come test, quindi quando ho fatto la fata turchina me l'ha fatta vedere. Era una fata turcona che era tutta pompona, una cosa enorme, che io ho detto, mi sono quasi messa a piangere. Allora ho capito, non è che mi ha consolato, è andato di là, l'ha rifatto un po' più carina, così mi ha fatta rivedere e ho sorriso, mi è piaciuta, quindi... Benito Iacovitti continua a raccontare l'Italia dal suo personalissimo osservatorio, che è solitario e originale. Non mi voglio stare in mezzo alla folla, perché la folla mi dà fastidio. Io non ho mai visto una partita di calcio in vita mia per non andare in mezzo alla folla. Io non vado mai in tram perché c'è la gente che mi sta addosso. Io sono un solitario. Gli umoristi sono o tristi o solitari o matti. Io sono tutte e tre le cose. Dal suo mondo solitario, Iacovitti ha delle sortite particolari. A lui piaceva moltissimo andare al bar a guardare la gente e da lì lui stava zitto, col suo Negroni corretto, cioè pensa, correggere un Negroni diventa una bomba atomica, ma non mi faceva niente. Un Negroni corretto, il sigaro, si sedeva lì anche due ore. Cioè, lui osservava proprio le persone, perché ogni persona con la sua espressione in quel momento, il suo modo di camminare, di vestirsi, di l'espressione, era una storia. Per lui erano anche spunti per il lavoro, ma mi piaceva fare questa cosa, che ha trasmesso a me. Quindi stavamo insieme, in silenzio, a guardare la gente. Come canta Di Andrea al venditore di whisky? Tu che lo vendi, cosa ti compri di migliore? Come ho fatto io che disegnavo cose da ridere, a sopravvivere allo strazio del nulla quotidiano. Oltre ai fumetti, ho sempre fatto passeggiate nel quartiere, incontri western a Piazza Ernerio o partite di poker in quattro. Mia moglie e io un'altra coppia. Giocare è la dimensione che preferisco. Si vede? La parte scura di Iacovitti nei suoi fumetti esce. Io immagino che tutta la sua parte, tra virgolette, di reazione negativa, di cattiveria, di malessere, di difficoltà, l'ha espressa nel fumetto. Per chi sa leggere, il fatto per noi divertente di vedere affettare le persone fino all'infinito è una cosa che fa ridere, però non può che esprimere, se non un disagio, almeno una perplessità rispetto alla bontà del mondo. Aveva, come tutti, il suo lato scuro, molto scuro però, tanto scuro. Più faceva ridere, più era mattacchione, più era buffo e più saliva dall'altra parte il suo lato scurissimo. Era proprio bilanciato bene. E negli ultimi anni faceva sogni incubi e ce li raccontava. Stanotte ho fatto un sogno terribile. Ho sognato che io e a tante altre persone eravamo tutti sospesi nel nulla, per sempre, sospesi nel nulla. L'ho sentito forte, l'ho visto, queste persone sospese nel nulla, io l'ho viste. Poi dopo una settimana appunto è uscito, non è più rientrato, e ha avuto un coma, è andato in coma. Io sono andata a trovarlo soltanto una volta, non ce l'ho fatta andare di più perché era... Perché quando sono entrata a San Filippo Neri, le persone che stanno in coma tu le vedi dall'alto. E io, guarda, mi stanno andando i brividi perché ogni volta è così, se ci penso. Ho visto quello che lui mi aveva detto. Eravamo lì tutti quanti sospesi, tante persone per sempre così. E io l'ho viste. Con la morte di Benito Iacovitti scompare uno dei più grandi disegnatori italiani, un maestro assoluto del fumetto. Andavo spesso a trovare mia madre, che stava un po' male, e mangiavamo insieme, pranzavamo insieme. Poi lui faceva la
passeggiatina, doveva camminare perché aveva il diabete, quindi il dottore gli aveva detto: mi raccomando Iacovitti, cammina un po', perché sennò così. E quindi vabbè, faceva questa passeggiatina dopo pranzo. E noi stavamo in salotto, io e mia mamma con la fumare, a chiacchierare, cercavo insomma di tenerla un pochino su. Venne mio padre dicendo: adesso esco, vado a fare la passeggiatina col suo sigarone. Poi all'improvviso ha cominciato a fare, sapeva ballare il tip tap benissimo, non è che l'ha insegnato nessuno, gli è sempre piaciuto. Si è messo a fare qualche passo di tip tap, ha fatto anche il saltino finale di lato quando si toccano le due caviglie, tipo Charlot, sai quando fa. E ha detto: 74 anni e so ancora a ballare il tip tap, ciao, è andato via. E non è più tornato. È un bel modo per andarsi. È stata la moglie Floriana Iodice a dare la notizia del decesso, ma poche ore dopo anche lei è morta per il dolore. Aveva 72 anni, due meno del marito. Mi chiamarono per dirmi che la mattina presto per dirmi che era morto, e quindi l'ho dovuto dire io a mia madre. Poi l'ho detto: mamma, devo andare a organizzare il funerale. Sono andata via, sono tornata dopo due ore, il tempo di organizzare il funerale, insomma ci vuole un po', e ho aperto la porta di casa e mia mamma era sul divano stesa, morta. E quindi non ci volevo credere, sembrava di essere ritornata in maniera proprio brutta nel mondo irreale e surreale di Iacovitti, da dove succedevano cose assurde. Ma io credo che ci abbia messo lo zampino mio padre, che se l'è venuto a prendere lui in qualche modo, perché una cosa così veloce non l'ho mai sentita in nessuno. Io mi sono fidanzato lontano 44, sono andato a letto con lei prima di conoscerla, perché essendo a Firenze sono andato in un sotterraneo a dormire perché c'erano i bombardamenti. Ho dormito con una famiglia dove c'era una ragazza, quindi ho dormito con lei e il giorno nel cortile l'ho conosciuta, e questa è l'attuale mia moglie. Stare nella realtà è possibile solo se riesco a riderne. Se no passo il mio tempo a lavorare, o al buio con i miei pensieri neri, mostri che trasformo in fumetti. Si faceva delle foto buffissime, si mascherava, cioè ci sono delle foto buffissime di mio padre che è proprio comico, non... sì, si giocava, gli piaceva giocare con se stesso da solo. Dalla guerra non sono trascorsi ancora 30 anni, ma il cambiamento è stato radicale. È passato anche il 68 e Jack è rimasto ad osservare tutto questo grande movimento e a rappresentarlo con la sua carica ironica. Si tu apporti a ma mère, ça me ferait bien plaisir. Marie. Nel 1973 Oreste Del Buono, che non tutti sanno era gemello di Iacovitti, era nato lo stesso giorno, mese e anno, e siccome in quel momento era direttore di Linus, ha voluto introdurre anche Iacovitti in Linus, che pubblicava tutti i più grandi disegnatori e autori di fumetti di quel tempo. E Iacovitti ha creato un personaggio che era Johnny Peppe, e però, vista la sua mentalità di bastian contrario, ha fatto una trama che i lettori di Linus, che erano assolutamente di sinistra nella grande maggioranza, si sono sentiti presi in giro e hanno cominciato a protestare. In quei tempi mi reputavo un estremista di centro. E Linus, personaggio, il ragazzo, l'ho disegnato una volta con, anziché la coperta, la bandiera rossa con la falce e martello, perché così reputavo Linus.
Ci sono stati quelli di sinistra che hanno scritto delle lettere a Linus dandomi del fascista, invece quelli del movimento sociale, non dico proprio il movimento sociale, quelli più a destra ancora, quelli più estremisti, mi hanno telefonato minacciandomi di morte e io ho risposto loro: guardate, io mi chiamo Benito, e dico la lagrima il duce, e gli ho risposto. Come si può pensare che io sia stato fascista? Io, che sono sempre stato contro l'arroganza, contro la dittatura, contro la violenza. Io che ho sempre coltivato il pensiero libero. Io che non ho mai votato perché non ho mai creduto nei partiti. Io sono e rimarrò per sempre un anarchico. Un anarchico di centro. Un indiano metropolitano? Sì. Ma dall'aspetto non sembra, bisogna che ti faccia qualche cosa addosso, vediamo un po'. Io non riesco a non considerarlo come uno dei grandi testimoni, dei grandi lettori, dei grandi sociologi o antropologi della società italiana, perlomeno negli anni dal 45 al quando è morto, insomma, perché ha continuato a raccontare tutto questo. Se l'è anche presa con gli hippie, col 68, insomma, ha fatto in tempo anche a dialogare polemicamente con generazioni diverse, sempre perché il suo segreto era questo, secondo me, questa sorta di infanzia dispettosa che si portava dentro, insomma, dispettosa e rispettosa nello stesso tempo, mai cattiva. Lei ha fiducia nei giovani? Vedendo mia figlia, sì. Perché vedo che mia figlia ha delle compagnie, mia figlia ha fatto i tavoli per il referendum, ha fatto, insomma, è stato un poco, è un po' nemica a me perché la pensa politicamente diversa da me, perché io sono un vecchio liberale. Però vedo che ha fatto molto, si è dato da fare, e quindi vedo che molti si hanno da fare di questi giovani. Sono sicuro che se avessi conosciuto Iacovitti l'avrei amato e venerato, ma forse con quei pregiudizi che ancora anche io avevo, perché ero molto settario, era un giovane, il movimento, la rivoluzione, la sinistra, eccetera. Era anche giusto che i giovani litigassero con i loro padri, è sempre successo così, e da quando non succede più la società si muore. La prerogativa di Iac è aver accompagnato tanti bambini attraverso gli anni. Bambini che, una volta cresciuti, hanno portato con sé certe aperture verso il surreale, certe libertà di pensiero che avevano assorbito dalla lettura dei suoi fumetti. Avevo una decina d'anni, leggevo già fumetti e in più anche li facevo. Uno zio mi ha regalato un libro con questo stile particolarissimo, buffo, però che raccontava situazioni particolari, avventurose, in maniera... E lì è nato un amore che, nato a 10 anni, è durato in pratica tutta la vita e mi ha segnato in maniera significativa. Gli avevo scritto un paio di lettere, proprio con la speranza di conoscerlo, aiutarlo a entrare in un rapporto. È troppo piccolo, eh? Ma ora vi faccio vedere là qualcosa di più grande di quello che faccio in genere tutto il giorno. Sono cresciuta nel suo mondo dei fumetti, nel suo mondo di fantasia, e portava dentro anche me. Lui mi prendeva col seggiolone, mi sedeva accanto a lui mentre disegnava e io stavo lì a guardare quello che usciva fuori da sto pennino, e per me vedere uscire queste cose che diventavano disegni, che poi mi sembrava pure che si muovessero a un certo punto a me, che poi diventavano i colori, perché poi lui colorava all'inizio lui. E per me era quello, era un mondo che nasceva sotto i miei occhi, ed era il giocattolo più bello e la cosa più bella che secondo me un bambino può avere. Io quando comincio una storia non so, so il titolo, ma non so come andare avanti, no?
per non stare col pennino in bocca, così aspettare l'idea, intanto riempio gli spazi nella vignetta precedente. E quindi salami, dadi, lische. Lische, ossa. E tutte queste cose che io penetro nel terreno hanno fatto dire a Metz, a Eco, a Del Bono e altri che erano cose, diciamo, erotiche. Invece non ci pensavo né lontanamente. Usava un segno di base, ripetuto molte volte, un segno maniacale che gli permetteva di fare dei volumi perfetti, meravigliosi, ma di una non complessità, di una meticolosità tecnica enorme. E quando un disegnatore si permette di perdere molte ore in più rispetto a quanto avrebbe potuto fare qualsiasi altro disegnatore, vuol dire che gli interessa non disegnare bene, ma comunicare con una certa ricchezza. Probabilmente era affetto, era interesse, era rispetto per il lettore. Era il 1992 e siccome ero sempre più innamorato di lui, ho deciso: acquisto un disegno originale. Ho preso l'elenco telefonico di Roma, l'ho consultato e ho visto Benito Iacovitti. Ho fatto il numero sul disco del telefono, perché all'epoca c'erano i telefoni a disco, e immediatamente dall'altra parte mi risponde una vocina: sì, dico, scusi, io cerco il maestro Benito Iacovitti, sono io. Un tuffo al cuore, naturalmente. Allora gli dissi: guardi maestro, io vorrei acquistare un suo disegno originale. E lui mi disse: purtroppo io non ne vendo. Naturalmente ci rimasi un po' male. Allora lui mi rispose: ma di dov'è lei? Di Roma. Dice: vabbè, se viene domani gliene regalo uno. Il massimo per me. Il giorno dopo, emozionatissimo, mi ero informato sulla marca di sigari preferita da Iacovitti, andai a casa sua. Successivamente gli proposi lo Iacovitti Club, lui accettò l'idea di farlo e insieme iniziò la nostra avventura, che durò abbastanza tempo. Aveva l'urgenza di avere un colorista che corrispondesse alle sue esigenze. Mi hanno fatto fare una tavola di prova e lì è nato il nostro rapporto professionale. Per fortuna non si è fermato il professionale quando telefonava a ore sempre inimmaginabili, o prestissimo la mattina, prima delle 7, oppure anche molto tardi la sera. Quando telefonava raccontava sempre in diretta ciò che stava facendo e ciò che avrebbe voluto fare, per cui ti descriveva la tavola che aveva sul tavolo, per cui se Cocco Bill si stava muovendo ti diceva adesso incontrerà questo, ti raccontava al telefono le storie che avrebbe fatto vivere i personaggi, perché anche la cosa gustosa del suo modo di lavorare, che non lavorava con una sceneggiatura, inventava il momento, sicuramente ti faceva far parte di questa invenzione raccontandosi. Ehi, Trottalemme, calmati! Sono anni che aspetto un'occasione e non vedo l'ora di sgranchirmi le pistole fuori da una vignetta! Nella sua lunga carriera... L'emozione da ragazzo di 16 anni, ossia da quando ho cominciato, anche se ce ne ho 74, ma io tutte le mattine che mi vedo allo specchio mi sembra sempre di essere uguale come quando avevo 16 anni. A quale ritardo? Cocco Bill non è in ritardo! Una volta si scappa, una volta si insegue! Non è stato un padre, ma un fratello minore. Io dopo l'ho capito, dopo qualche anno, perché non riuscivo, vedevo a scuola gli altri padri che andavano a prendere i bambini, i figli, no? Vedevo la figura del padre, ma io non l'ho mai vista, del mio padre. Non riuscivo a capire chi era questo uomo. Era un fratello minore dispettoso, mi faceva sempre gli scherzi, dispetti, lo so, mi chiudeva nello sgabuzzino, senza motivo. Vai allo sgabuzzino e mi chiudeva. Poi dopo un po' che stavo lì al buio, non capivo perché stavo là dentro, cominciavo a piangere e sentivo lui che rideva, perché io piangevo chiusa dentro lo sgabuzzino, che può sembrare una cosa crudele, invece no, se lo fa un fratellino di 13 anni, è normale. È così che mi ha tirata su, come se fosse un fratello minore, dispettoso. Perché Cocco Bill beve camomilla? Me l'avete chiesto tutti. La risposta è semplice: perché gli autori scrivono sempre di sé.
anche quando disegnano cowboy. Così ho preso spunto dalla mia vita. Mia figlia da bambina non dormiva mai e noi la ubriacavamo di biberon alla camomilla. Ehi, amico! Allora sei riuscito a sapere qualcosa di più sul sottoscritto? Beh, comunque sia andata, ti posso garantire che non hai ancora visto niente. Io ricordo le poche volte, perché poi le distanze non erano poche, Roma Chioggia, per cui a casa sua ci sono stato poche volte, l'affabilità con cui ci accoglieva, subito dalla porta veniva lui a aprire per forza, accoglieva, ma anche i saluti finali, si affacciava alla finestra del suo piano e mandava i bacini, quelle cose che magari potrebbe, cioè, diventare un po' ironiche, forse sdolcinate, ma da un omone così bello, di cui hai amato tutte le cose che faceva, vedersi mandare i bacini perché ti saluta poi anche con la manina è una cosa commovente. Un uomo con un'infanzia tutt'altro che facile, un solitario un po' cupo, con incredibili risvolti di dolcezza, Jack aveva una chiara idea di quel che sarebbe stato il futuro. Ma il futuro io lo vedo abbastanza, anche perché c'è da calcolare questo, che l'umanità ha delle doti oltre che dei difetti. Le doti sono quelle di saper piangere, di saper ridere, di saper arrabbiarsi. Quindi siccome nel futuro piangeremo molto, penso che rideremo anche molto, magari in un modo diverso. Ossia, come ci saranno le pillole per mangiare a posto delle bistecche, penso che ci saranno su un foglio un puntino e la gente riderà per quello.